per averci accolte. Grazie, grazie Giorgia. Io sono onorata e felice di aver potuto ospitare la conferenza di oggi. Le mie non sono conclusioni perché questo, anzi, lo considero l'avvio di un percorso e nessuna conclusione è possibile rispetto alle tante cose che sono state dette, con professionalità tecnica, ma anche con pari passione e partecipazione emotiva. Sono particolarmente onorata e felice quindi di darvi il benvenuto e di aver potuto ospitare questa conferenza stampa e quindi saluto naturalmente la Presidente di Meteonlus, la Vicepresidente di Meteonlus, il Presidente di Lega Pro e la responsabile della comunicazione del centro CESMAL. E penso che, anzi credo di poter dire che questo rappresenti un avvio. Io e Giorgia ci conosciamo, come è stato detto, da anni, abbiamo collaborato su questi temi, su questo fronte comune da molto tempo e mi permetto di accodarmi a te, alla tua rete e essere una sponda qui in Senato per quello che si può fare in termini di intervento legislativo e non solo. Io sono anche componente della Commissione Diritti Umani e ho chiesto, abbiamo ottenuto che Meteonlus venga udito per quanto riguarda gli aspetti dei matrimoni forzati e precoci. Sono anche presidente della Onlus internazionale Hands of Women e quindi con questa doppia veste ho aderito con entusiasmo a questa proposta. E quindi ti ringrazio Giorgia di avermi coinvolta e sono a disposizione per quello che abbiamo esposto qui, per quello che mi hai chiesto infine come presa di impegno, considerano un impegno preso appunto. Però vorrei dire molto velocemente perché per me è un onore aver potuto ospitare questa conferenza stampa di presentazione della campagna internazionale Candidates and Democracy, perché in effetti, e quello che è stato detto mi conforta in questo senso, la campagna è articolata su vari fronti, però la campagna comprende e supera tutto quello che c'è sull'impegno sul fronte della difesa dei diritti umani. In realtà la gentilezza è una sorta di categoria etica che a mio avviso dovrebbe presiedere ogni azione e ogni impegno lavorativo, sociale, istituzionale e politico. E in realtà, se noi ci potessimo fermare un attimo a pensare, quanto è stato detto qui, che può sembrare semplice, sarebbe la chiave di volta per il superamento di tante contraddizioni e soprattutto anche di tante contraddizioni dei diritti umani fondamentali. Perché non c'è aspetto di contraddizione dei diritti umani fondamentali che in qualche modo non richiami in causa e coinvolga la campagna che qui è stata presentata. Perché la gentilezza come concetto simbolo, carico anche di altri valori, come è stato spiegato, insieme alla democrazia, anzi come correttivo di quelli che sono i deficit di democrazia, di quelle che sono le asimmetrie della democrazia, di quelle che sono l'inefficacia dei sistemi democratici, è la chiave di volta. E allora in realtà dovrebbe essere al centro di ogni azione e principio. Questo risolverebbe molto anche del vivere associato. Questa campagna chiama anche in causa un altro valore fondamentale, e le associazioni hanno raccontato un po' della loro storia, e di questa energia enorme rappresentata nel nostro paese dal terzo settore, dal mondo del non profit. Una risorsa inesauribile che in realtà va a colmare spesso vuoti che non dovrebbero esserci e che rappresenta veramente non solo, e questo non dovrebbe essere una stampella per un welfare che non riesce a essere realmente inclusivo e sussidiario, ma è veramente quel valore aggiunto. Spesso anche emarginato e dimenticato, poco considerato anche dalla politica, salvo poi chiedere a questo mondo di dare delle risposte ai tanti bisogni sociali. Inoltre io penso che questa campagna sia di fondamentale importanza perché noi viviamo in una piena emergenza educativa. Ed è la risposta all'emergenza educativa passa attraverso il civismo, passa attraverso la cittadinanza attiva, passa attraverso
la forma articolata e complessa della gentilezza o delle gentilezze, cioè della cortesia, qualcosa di tratto anche umano, interpersonale, che è stato, c'è stato un cortocircuito anche nelle relazioni, come dire, di approccio immediato, in cui si è perso questo tratto umano. E si deve ricominciare a recuperarlo anche dalle piccolissime cose, anche dai piccolissimi gesti, dalla prima persona che incontri quando varchi la soglia di casa, a cui puoi dire buongiorno oppure grazie per il suo lavoro, perché il lavoro che sta svolgendo magari è un lavoro sociale o un lavoro che ha una ricaduta su qualcun altro o anche su di te, che magari gli passi davanti indifferente. Ecco, anche questa è gentilezza e cortesia ed è consapevolezza che viviamo in un vivere associato, che viviamo immersi in una rete di relazioni, che dobbiamo non sfruttare le relazioni, ma rispettare le relazioni. E credo anche che questa campagna, questa categoria etica che dovrebbe presiedere ogni decisione, ogni azione, sia particolarmente importante non solo per questa emergenza educativa, ma per il rispetto verso il prossimo. Vedete, anche nella politica questa mancanza di rispetto purtroppo comincia a diventare una categoria tollerata. E o anche penso con orrore, francamente, al cosiddetto hate speech che sui social la fa veramente da padrone, fino possiamo anche chiamare in causa il bullismo, il cyberbullismo. Cioè noi viviamo immersi in realtà in un mondo che ha dimenticato la gentilezza, la cortesia e che usa come modalità di relazione l'aggressività, l'arroganza, la mancanza di rispetto. E questo linguaggio virtuale in realtà è un grande comunicatore di assenza di gentilezza. Per cui è vero che dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma dobbiamo anche avere il governo degli strumenti che abbiamo a disposizione. Non possiamo soccombere agli strumenti che abbiamo a disposizione e permettere all'assenza di cortesia in questo caso e a tutte le forme violente di linguaggio di affermarsi e di diventare l'unica modalità di relazione. E quindi io penso a tutte queste forme, ma penso anche alla violenza sulle donne, alla violenza sugli anziani, alla violenza sui bambini, alle violenze nei confronti di tutti i cosiddetti gruppi e fasce vulnerabili. C'è una violenza inaudita che va molto oltre la perdita della categoria etica della gentilezza. Però se noi ricentrassimo il tutto attraverso questo cuore e fare di questo cuore un principio ordinativo di ogni azione, ecco, noi renderemo un servizio utile. Ognuno di noi ha letto Il Piccolo Principe, che non è una lettura infantile, è una lettura perenne. È una lettura che ciclicamente bisognerebbe rifare e ripetere, perché in realtà riprendere in mano questo libro e richiamarsi a quella visione delle cose è un correttivo, perché spesso perdiamo di vista quali dovrebbero essere i principi ispiratori dei rapporti tra le persone, ma anche del modo di guardare alla vita e al mondo. E allora io penso che questa campagna internazionale sia importantissima, perché è una campagna educativa e correttiva, e penso anche che faccia un gran bene alla democrazia e ai suoi deficit, perché purtroppo ci sono nell'applicazione e nell'articolazione del sistema, ci sono elementi di inefficacia e ci sono molti esclusi dai sistemi democratici. Grazie.